tutti per chi sta ascoltando. Questa sera abbiamo ospiti Marco Grotta di Blockchain Caffè e Erika Rosenstein, pronunciato bene. Perfetto, così. Perfetto. Ho vissuto in Germania. E gli argomenti saranno quelli di valutare alcuni indicatori per poter appunto valutare le ICO e le varie ICO, i vari progetti. Su questo presumibilmente daremo più parola a Marco, che di qui penso sia più esperto. No, Erika. Ma di lei? Ah, ok, ho sbagliato. Ma perché questa cosa? E poi Erika è la nostra ospite con cui tratteremo il progetto che si sta sviluppando per la blockchain di Napoli, quindi il Napoli Blockchain City. E in attesa che torni anche il nostro Pietro, io inizierei subito con Marco e appunto illustraci quello che sai riguardo appunto come poter valutare una ICO da zero, quali sono le caratteristiche principali, allora, che dovremmo sottolineare e andare a vedere. La domandona è grossissima, anche perché ti dico la verità, se questa domanda ce la fossimo fatta un anno fa sarebbe stato abbastanza, non dico lacrime e sangue, ma quasi. Adesso probabilmente la cosa è un po' cambiata. Erika, quando senti che dico una cacchiata tu intervieni a gamba tesa, perché volentierissimo, inviti a nozze. No, adesso, Erika, tra l'altro, quante volte è capitato di fare un podcast con una donna qua che non lo so? È la prima volta. Ah, non lo so. Diciamolo. Adesso non ricordo, sento il peso della responsabilità, però, ragazzi. Ma è l'onore, Erika, è un onore, ma scherzi. No, allora, il discorso dell'ICO, come sappiamo, purtroppo 2017 è stato proprio l'anno del boom. C'è stato poi anche qualche cosa nel 2018. Il problema è che, da quello che si è visto, i numeri sono pesantissimi nello schiacciare il fenomeno dell'ICO. Se uno dovesse fare un taglio netto di qui o di là, ICO uguale scam. Ovviamente non è tutto così, però i numeri dicono che grosso modo nel 2017 e inizio 2018 più o meno, se non ricordo male, l'83 o l'86% di questi ICO si sono rivelate essere completamente degli scam. Ma attenzione, scam inteso nel senso brutto, cioè roba fatta che non potevano stare in piedi dall'inizio, dove non c'era niente dietro, basate esclusivamente sul modello, guarda che bel white paper che ho fatto con un amico mio che fa il grafico, e di quante belle idee che ho in mente che poi un giorno farò se mi date dei soldi. Questo era il modello sottostante per il 80%, cose che per la fine non si sono realizzate, un po' per truffe vere e proprie, nel senso non c'era la minima intenzione mai di realizzarle, oppure che a un certo punto queste belle idee, quando si trattava di metterle a terra, poi alla fine franavano, non si riusciva assolutamente a farlo. Dall'altra parte dello spettro ci sono quelle che veramente sono state in piedi e hanno deliberato qualcosa, e in questo caso invece, sempre riferendosi all'anno 2017, quelle che sono state in piedi erano ben il 3%. Quindi i numeri qua sono veramente, veramente molto impietosi, figli anche del fatto che questo nuovo modo di trovare soldi, trovare capitali, molto furbo, molto intelligente, molto fluido, uno strumento potentissimo, ovviamente è stato preso al balzo in un ambiente molto deregolamentato per far passare da qualunque. Giusto per raccontare un paio di aneddoti, ormai passati alla storia, li conosceranno tutti, penso. C'era stato un tizio che ha detto: vabbè, faccio un ICO perché mi devo comprare un televisore, dichiaratamente, cioè quello era dichiaratamente scritto, proprio non era mascherato, non era... Voglio fare un ICO, venderò i miei token perché con il ricavato li comprerò un televisore. Si è fatto talmente tanti soldi che ne poteva comprare 250, più o meno. Perché la gente buttava soldi in qualsiasi cosa, no? Era proprio la roba del tipo: guarda che figata che è stato Bitcoin, guarda quanto hanno guadagnato gli early adopters di Bitcoin, adesso vuoi mica farti scappare una nuova cosa? E quindi lì tutti buttavano soldi un po' ovunque. Il risultato qual è? Che si sono fatti molto male un sacco di persone proprio perché investivano senza sapere su che cosa andavano a mettere i soldi, e quindi insomma il 2017, inizio 2018 è stato un anno devastante sotto questo punto di vista. Tant'è che poi da quel momento in poi le cose hanno cominciato a calare parecchio, nel senso sono uscite, prima ne usciva veramente una al giorno, se non di più.
hanno cominciato a uscirne meno, hanno cominciato a uscire un modello leggermente diverso, ovvero la Daico, del tipo io ti do i soldi però soltanto a stato avanzamento lavori, così non scappi subito con la Lamborghini. Cioè il mercato ha cercato di curarsi da questa malattia proponendo dei metodi alternativi che permettessero comunque di fare dell'SEO o qualcosa di simile, però cercando di eliminare tutto quel sistema veramente pessimo che c'era in giro. Chi si doveva far male si è fatto male, chi doveva sbagliare è sbagliato, poi se ne sono accorti tutti e da lì si sono fatti tutti un po' più furbi. E mentre prima buttavano soldi così a pioggia, la tecnica del cippino, no? Del tipo, il cippino. Detta vale. Anche cagazio, se non ricordo male. Esatto. Tipo cane che alza la gamba ad ogni angolo che trova. Esatto. E l'idea è che poi alla fine poi, appunto, i cippini sono andati tutti, praticamente alla fine, sono andati tutti quanti. Adesso non vorrei magari tirare in ballo cose che potrebbero essere molto dolorose per alcuni, ma alcune SEO italiane che sembravano essere, no, la famosa blockchain 4.0, ormai famosissima, cioè guarda che casini che sta creando ancora adesso, che cosa non ha tirato fuori. E adesso siamo in un periodo in cui addirittura mi è capitato negli ultimi, diciamo da dopo l'estate, quando vedevo dei progetti seri fatti bene che mi proponevano, mi chiedevano magari un consulto, il mio parere era sempre: ok, il progetto è bello, ok, siete seri, o avete già qualcosa in mano, non fate un SEO. Perché il problema è che adesso il mercato è talmente sputtanato che se anche voi uscite fuori col discorso facciamo un SEO, già vi presentate malissimo. Male, certo. perché è tutto in salita, no? Cioè tu devi, la prima cosa che devi fare, prima ancora di presentare il tuo progetto, convincere che è un buon progetto, devi convincerti che non è una truffa, o che non è uno scammo, che non è roba fallimentare. E quindi da lì, insomma, il mercato dell'SEO è cambiato moltissimo. E adesso è diventato più sbilanciato verso il settore delle STO, o altre versioni strane che stanno cercando comunque di sorgere dalle ceneri di quel mercato impazzito e di riproporsi come qualcosa di nuovo. Diciamo, questo è un po' almeno il quadro della situazione per come lo sto vedendo io, grosso Sì. modo. Poi scusami Più. se ti interrompo, Marco, ma vabbè, poi secondo me è anche normale che sia andata così, nel senso che nel mucchio è normale che bisognava poi passare come fosse il setaccio e sarebbe stato un filtrare di alcuni progetti, perché poi bisogna anche poi parlare di quelle gemme che sono uscite, come ad esempio in SEO stessa, EOS o progetti come Ethereum stessa, che comunque sta lanciata di per sé in ICO, per non parlare poi magari di NIO. Quindi è anche ovvio che Sì. magari uno su 1.000, appunto, poi ce l'ha fatta. La difficoltà stava Esatto, nel esatto. prendere quella buona, ovviamente, e non era una cosa facile. Ci voleva o tanta fortuna o Assolutamente. tanta bravura. Assolutamente, no, infatti la differenza è, cioè, appunto, il 3% di quelle che si sono presentate e poi alla fine sono arrivate da qualche parte. La vera difficoltà, appunto, sta nel riuscire a capire quello risicato 3%, ovvero, cioè, meno di uno su 30, chi è quello che può valere la pena di rischiare i tuoi soldi, no? Fatto sempre il solito discorso, investi solo quello che puoi perdere, via dicendo, Certo. bla bla bla, però quale vai a prendere perché? Tant'è che, per esempio, anche una di quelle che sicuramente avrebbe fatto il botto, anzi, di fatto ha fatto il botto, ma è stata inarrivabile, è stata quella di Tornum, di Telegram. Sì. Quella l'aspettavano tutti, su quella ci hanno fatto uno scammone bellissimo, però poi alla fine non l'ha potuta fare nessuno. No, lo scammone di quella di Tornum era fantastico, non so se lo Me lo conoscete. ricordo. Perché Sì. tutti quanti volevano investire su Ton, tutti quanti volevano il sito di Ton dove partecipare all'ICO, non c'era, oh, gliel'hanno fatto trovare. È stato fantastico, se ci Mi ha pensi. fatto trovare bello, bello anche, tra l'altro, eh. E, Ha fatto cioè, veramente bene. chapeau, lì veramente chapeau. Veramente chapeau. E vabbè. E quindi, insomma, diciamo, più o meno la cosa è quella. Erika, fin qua tutto bene? Guarda, mi sarebbe piaciuto tanto contraddirti, ma non posso. No, no, puoi. No, no, non posso, ti assicuro, non Ah, posso, quindi. ok. No, perché io e Erika abbiamo un commercio sottobanco tra ricce, casatelle e altre Eh cose, no? Quindi non ci sì. sta. Ok, scommesso in ballo che non. Sì, no. No, Erika mi ha fatto Ok. scoprire Napoli perché io non c'ero mai stato, quindi capito, cioè io sono Ostia. eternamente Brava. debitore su questo.
È meravigliosa, è stata fantastica. Hai scoperto un mondo. E quindi, cioè, come fai a capire qual è l'ICO giusta? Questo qua è il domandone. Allora, a parte che se fossi stato veramente così bravo, probabilmente quest'ora non sarei qui, quindi premessa doverosa in generale, quindi, però quello che farei io in generale, almeno io ho un mio schemino, un prospettino, no? Che comincio a guardare, cioè faccio proprio la mia checklist, però questo qui era adatto appunto al mercato del 2017-2018. Adesso, con il fatto che questo panorama sta cambiando tantissimo, necessariamente bisogna anche riadattare quelli che sono i filtri o gli approcci che uno ha nel fare queste valutazioni, perché adesso nel 2019 non valuti più cose simili a quelle che c'erano nel 2017, cioè adesso parli di STO, di altre cose che sono fondamentalmente diverse, stanno uscendo fuori in maniera diversa, però in generale secondo me alcune delle cose fondamentali ci sono. Allora, la prima, e tra l'altro ne ho beccato anche giusto uno ieri sera, avere un sito che ti dia delle informazioni reali, quindi banalmente il famoso discorso del citofono, no? Del tipo, c'è un citofono di questa gente qua reale dove uno a un certo punto può andare a chiedere conto se le cose cominciano a mettersi male, perché molto spesso queste cose qua non ci sono. Giuro, ne ho beccato uno ieri sera, tra l'altro avevano anche un canale su Discord anche loro, e grandi progetti, grandi propositi, questo sito, vi giuro, non aveva neanche il white paper. Cioè, l'ho cercato, l'ho chiesto, non aveva neanche il white paper, eppure c'era gente stato che... Stato bravo. Sito perfetto, bellissimo, cioè, sai, fatto bene, però vai a cercare le cose fondamentali, chi è il team? Non c'è il team. Sede? Non c'è la sede. Partita IVA, registrato da qualche parte. Dominio, ovviamente, offuscato con il... con il proxy per il nome, per il registrare del dominio. Certificato HTTPS non c'era, quindi non potevi neanche andare a vedere dove era stato preso. Quelli sono tutti chiari segni di una situazione che non va bene, che non ispira la minima fiducia. Quindi fondamentalmente avere qualcuno dall'altra parte, cioè capire chi c'è, chi ci sta mettendo la faccia, se sono veri o se non sono veri. Perché per esempio altre cose che mi sono successe è... indirizzo a fasullo dell'azienda, cioè un'azienda che doveva avere tra l'altro a Praga indirizzo fasullo, nel senso che era il civico 121, però quella di lì aveva numeri civici che si fermavano al 40, quindi anche capitava veramente cose di ogni genere, quindi almeno per sapere innanzitutto che non si tratta di scam. E qua io e Erika ne potremmo raccontare un'altra serie di cose divertenti, tra l'altro, vabbè, perché comunque lo scam non passa mai di moda, ce ne sono anche adesso di furboni, quindi già che ci siamo, assicuratevi che state parlando con la persona vera, o che fondate con le persone vere, perché l'altra cosa che sta andando molto di moda adesso è l'impostore e sta ancora... ho letto delle robe, raccontaci qualcosa, perché vai Erika, questa qua il piacere è tutto tuo, perché ne hai avuto anche di diversi. Sì, quale impostore in particolare? Perché di tipologie ce ne sono diverse. Cominciamo dalle tipologie, allora, no. Direi, no? Allora, diciamo, c'è il profilo fake del CEO dell'azienda, che insomma ti contatta dicendoti: guarda, se vuoi partecipare alla mia ICO devi anche pagare una fee per accedervi. Per cui non solo ci devi investire, devi pure pagare per investire. Quindi questa è una trovata geniale dal mio punto di vista. E, giusto Marco, confermami più o meno la tipologia. Ok. E poi dall'altro lato ci sono le truffe per chi fa l'ICO. Nel senso che ti contatta, ora senza voler andare fuori tema, ma è una cosa carina da raccontare, perché poi è vero che ci sono ICO che sono state delle scamme, probabilmente ce ne sono ancora, però è anche vero che chi magari conduce un ICO con serietà si trova a sua volta a fronteggiare le situazioni particolarissime del tipo: ciao, sono Tizio, gestisco un fondo di investimento in Lussemburgo, sono interessatissimo al tuo progetto, voglio investire 1 milione di euro, ti faccio il trasferimento bancario, poi però ti vedi a Milano, cambiano i termini dell'accordo, chiede di pagare una somma in denaro in bitcoin, poi tu ti ritrovi con una valigetta piena di fogli di carta. Storia, fantastico.
Sì. E quindi questa è la tipologia che invece riguarda chi la CEO la sta conducendo. Poi, Marco, aiutami, dammi un input. Per chi fa le CEO, adesso è venuto fuori anche che qua anche lì bisogna vedere, ci sono sia quelli veri che quelli fasulli, purtroppo, di profili di persone che lavorano per i siti di ranking di ICO e ti vogliono vendere le review. Ma che mi sono dimenticata, sì, praticamente questo è capitato proprio a me, seguo un progetto, sono stata contattata e in buona sostanza mi proponevano una serie di review alla modica cifra di 1.75 Ethereum. Dei pulciari, peraltro. Sì. E poi però dicevano, guarda, però per non darti proprio il massimo, magari facciamo un 5-4-4, 4-5-5, però se poi mi paghi qualcosina in più ti faccio il 5-5-5 e mi scrivi anche la frase che ti devo collegare alla mia review. E insomma, queste cose sono state anche denunciate da più progetti e speriamo insomma che ne prendano atto. Questo è successo anche a noi, insomma. Quindi, è fantastico. Cioè, la cosa bellissima, cioè lo scam è veramente un'arte che non dorme mai, perché ho sentito sia del fatto lo scandalo di profili reali di gente che lavorava per questi siti che proponevano di farsi comprare le recensioni, ma anche di quelli che poi, saputa questa cosa, facevano il profilo finto di quelli che lavoravano per il sito di review e andavano a proporre la stessa roba. Quindi era un doppio scam, uno scam sullo scam. Nello scam. Esatto. Il contropacco e il contropaccotto. Ma io ti ho già pagato, ma come? Ma veramente no? Capito? Cioè, è fantavoloso. Cioè, io sono veramente affascinato dalla capacità della mente umana di trovare modi così per fregare il prossimo. La creatività non ha limiti. Peraltro leggevo proprio qualche giorno fa che hanno fatto un collage di un tizio che sta cercando, cioè sta truffando l'ira di Dio in Italia. Sì. Che gli hanno incollato tutti quanti i file audio in un unico file audio per vedere se qualcuno riusciva a trovarlo, riusciva, esatto, a riconoscere la voce. Questo qua è uno dei famosi impostori. Sì. Vabbè, adesso infatti la cosa che almeno da quello che ho capito, la speranza è appunto che insomma questo deve essere uno che gira nel settore e insomma qualcuno la voce l'avrà sentita. Poi tra l'altro mi pare che abbiano messo una taglia. Premio in token più che taglia per vedere chi salta fuori, però vediamo un po'. Comunque lo scam, chiamiamolo scam, è quello degli exchange, quello penso che secondo me non tramonterà mai. Cioè, quello, ad esempio, c'è stato Bill Grail, che ha fatto un casino in Italia, che la metà basta. Adesso c'è quest'ultimo qui, che ha bloccato dentro 150 milioni di dollari. Da cominciare da MTGOX, che poi chiamiamolo scam, tra virgolette, perché alla fine non sappiamo se veramente sono stati rapinati o è successo quello che è successo. Adesso, quest'ultimo, ad esempio, l'hanno dichiarato morto, nel senso che si dice che sia morto. In realtà non si sa bene, pare che sia un ex truffatore che si è cambiato nome, cioè, ci sono un sacco di voci che girano. Fatto sta che rimane, non so se conoscete tutta la vicenda, però rimane abbastanza dubbio il fatto che questo qua avesse una malattia incurabile, sapesse di dover tirare le cuoia da un momento con l'altro, comunque in un lasso di tempo relativamente breve, e non si sia premurato minimamente di lasciare le chiavi a qualcuno, non avesse un socio, non avesse un... Boh, non lo so, cioè, mi sembra tutto così strano. Guarda, scopriremo se questa... Allora, perché questo è stato dato per morto perché è riuscito a produrre un autentico certificato di morte in India, posto dove ovviamente si sa che con un qualche dollaro puoi comprarti qualsiasi cosa, no? Sì. Quindi il suo sospetto viene un attimino da lì. Però c'è una bella cosa bella nel mondo cripto, volendo, che quell'indirizzo lì qualcuno dovrebbe conoscerlo, no? Se incominciamo a stare lì a puntargli gli occhi addosso e vedere se a un certo punto qualcosa si muove, se qualcosa si muove dall'aldilà, vuol dire che io praticamente esatto. o abbiamo i medium con i wallet, o c'è internet anche nell'aldilà, non lo so, troveremo, ci daremo delle risposte fantastiche. Beh, alcuni famosi truffatori, o meglio, alcuni truffatori
che avevano truffato grosse cifre, quindi erano diventati, diciamo, delle truffe famose o degli scam famosi. Poi li hanno beccati diversi anni dopo, seguendo a ritroso tutte le tracce lasciate. Sì, infatti. O mettono tutto in green e vediamo cosa succede, o qualche altra privacy coin, altrimenti, insomma, la speranza ancora di cuccarli c'è. Sì. Questi ed altri scammer, però vabbè, insomma, vedremo un attimino. Comunque, insomma, signori, il panorama è ben affollato di squali, pescecani, piranha, qualche zecca, e quindi bisogna fare moltissima attenzione, perché quello è sempre il solito discorso. Allora, per quello che riguarda gli exchange, comunque in generale il discorso è vai, compri, togli, fine. Cioè, meno tempo passa tra queste operazioni, meglio è. O come dice appunto giustamente Andrea Medri di The Rock, dice: voi, se ti serve per fare un po' di trading, lasci lì esclusivamente quello che è la fetta che hai intenzione di movimentare, per dire. Poi tutto il resto te lo porti a casa. Dice invece Antonopoulos, mi fa morire quando lo fa in tutte le conferenze: your key, your bitcoin, not your key, not your bitcoin. E c'ha assolutamente ragione. Sì, no, perché alla fine abbiamo questo grande potere, ed è tutta colpa nostra se non lo usiamo, come quelli che gli entrano in casa che magari appunto non hanno messo l'allarme, e quindi vabbè, te credi. Ma comunque, dicevamo, SEO, come fai a capire quelle buone da quelle più buone? Elisa, tu che hai seguito quelle buone? Io? In realtà mi è capitato anche qualche caso di ICO cattivella. Quindi aggiungo soltanto una cosa, proprio basandomi sulla mia esperienza. Giustissimo tutto quello che hai detto, chiaramente, ma non devo dirlo io. Però anche quando il sito è bello, il team è conosciuto, è rispettato, è rispettabile, il progetto è carino e sembra ci siano dei supporter, partner, chiamiamoli come vogliamo, di un certo livello, ecco, poi lì secondo me entra in ballo anche la fortuna, perché ci sono stati casi in cui tutto sembrava essere assolutamente a posto e dopo invece si è scoperto che Tizio non era Tizio, Caio non faceva esattamente quello che Caio diceva di fare, il partner in realtà non era un partner, ma era un consulente che mezza volta aveva parlato col team. E quindi, ecco, in quel caso, purtroppo, e questa è una pecca enorme, entra in gioco anche un pochino di fortuna, perché magari leggi un plan che guarda caso è fatto pure bene, e il sito è fatto bene, e il white paper è fatto bene, ti girano per gli eventi, quindi tu dici vabbè, insomma, ci stanno mettendo anche la faccia. E poi vieni a sapere che è tanto 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 serio, il progetto non lo è. Quindi purtroppo c'è anche una piccolissima percentuale di fortuna, per la quale, per quanto tu puoi studiare un progetto, sempre con i piedi di piombo. Oggi soprattutto. Assolutamente. Quindi, questo. Poi è chiaro, più informazioni ci sono, anche lato finanziario, anche analisi dei rischi. Purtroppo sono cose che non tutti ancora capiscono, soprattutto delle quali non tutti capiscono l'importanza. Però ecco, ci sono una serie di elementi che fanno comodo, e soprattutto la cosa importante è magari farsi consigliare, ma in maniera gratuita, perché non è detto, poi ne sto sentendo di tutti i colori anche su questo, non è assolutamente detto che si debba pagare per un consiglio. Per cui è bene magari chiedere consiglio a chi ne sa più di te relativamente a quella specifica materia. Sì, sì, che non si tratta necessariamente di materia blockchain, cioè potrebbe essere la materia del settore in cui quell'azienda vuole andare a portare un cambiamento, una novità. Assolutamente, anche perché è una cosa molto molto importante, soprattutto quando si parla di applicazione della blockchain a settori specifici, tu devi anche essere in grado di capire il mercato in cui quel progetto si sta inserendo, perché io ti posso portare il progetto più bello del mondo, però magari in quel mercato non prende, non ha presa e diventa inutile. Sì, esatto. E l'altra cosa invece, mi collego a questo, valutare la concorrenza. Cioè, nel senso, un SEO in teoria dovrebbe portarti una soluzione nuova in un settore, qualsiasi esso sia.
capire se quella soluzione è effettivamente necessaria, cioè se risolve un problema, se serve a qualche cosa, quindi ha dei margini per cui potrebbe venire adottata in qualche maniera. E poi se c'è qualcun altro che già sta facendo quel lavoro e magari lo sta facendo meglio. Certo. Cioè, a me era capitato ad esempio di seguire, mi ha chiesto un consiglio su un SEO e gli ho detto guarda, questo lavoro stesso identico lo trovi fatto a prezzi ridotti rispetto a quello che ti stanno proponendo, e già queste funzionalità te le offre Amazon, te le offre Google, te le offre Microsoft, quindi cioè, ammesso che funzioni tutto quanto, avrebbe dei prezzi più alti la concorrenza, quindi dove vai? Cioè, certo, fuori mercato. Fuori mercato. Poi certo puoi dire, ma il mio è decentralizzato, il mio è basato su blockchain, però sai, se per la fine ti costa comunque di più, e il vantaggio sì, se non ha senso, esatto. E poi un'altra cosa, non ci dimentichiamo, perché forse lo diamo per scontato, però il progetto deve essere realizzabile. Brava. E qui casca l'asino. Sfondi, non lo so, non c'è neanche la porta qua praticamente. Qua perché lo si dà per scontato, ma non è sempre così. Dai, abbiamo fatto anche la canzoncina alla fine. No, bellissima. Possiamo cantarla tutti insieme? Io la conosco a memoria, quindi se mi dai là, parto. Dai. Go. La buttiamo in cacciare. Dai, sì, vabbè, quella è ancora una delle cose più epiche che abbiamo mai sentito. Perché, vabbè, per carità. Però vedi anche quelli lì, cioè stiamo parlando di progetti tipo quello. Possiamo parlare? O ci No, vai, tranquillo. Ok, no, per esempio, anche prendi il caso multiverso, ma adesso con tutto l'amore, la pazienza e la voglio dire, la grazia di Dio infusa in testa. Però il discorso è, facciamo anche finta che il progetto sia interessante, sia bello, funzioni tutto quanto, no? Facciamo ha raccolto un paraccaio di soldi, adesso non mi ricordo quanti erano, però un N milioni li ha tirati su, aveva 14, 15, 21, non lo so quanti erano. È arrivato a 21 milioni di dollari. Ecco, la più alta che ho sparato a caso, 21, perfetto. Con 21 milioni di dollari, cioè tu, in teoria, se te li danno, qualsiasi progetto tu abbia in mente, cioè per definizione... Insomma, dovresti avere particolari problemi a realizzare. Esatto, cioè nel senso, o vuoi fare lo SpaceX meglio di Musk, allora forse non ti bastano, però altrimenti qualsiasi altra cosa normale tu devi farla. Cioè io se avessi in tasca 21 milioni, tra l'altro, che attenzione, quando tu hai un'azienda che ha raccolto 21 milioni, quelli non è che sono soldi tuoi, cioè tu in tasca hai 21 milioni di debiti nei confronti di chi te li ha dati, per certi punti di vista, no? Perché... cioè sono soldi di altri, sì, da un punto di vista morale, perché così sì, morale, assolutamente morale, vuol dire che cioè tu quelli lì devi farli rendere, cioè altrimenti io con una cifra del genere in tasca io avrei paura per la mia vita, perché giustamente, cioè, se a un certo punto ho 21 milioni, se io poi alla fine come dire li spendo in cerbiatte, mi pare che da quelle parti si chiamassero così, io ho... che ne sono le cerbiatte? Questo... Vabbè, non lo vogliamo sapere, no? Abbiamo capito, ci è arrivato dopo. In quel di Liberland c'è una categoria professionale definita cerbiatta, no? Ecco. Allora, se siccome alcuni soldi magari vanno in cerbiatte, cioè io mi farei veramente tanti scrupoli, perché poi cioè, veramente avrei paura, nel senso che sono tanti soldi, i rischi sono quantomeno pari. Comunque, anche un progetto così interessante ha tirato su 21 milioni di euro, ma poi alla fine chi lo fa? Giustamente Erika diceva deve essere realizzabile, quindi anche lì valutare il team. Altra cosa che ad esempio, perché a me piace fare un po' queste cose qua da investigatore privato dei poveri, no? Cioè tu alla fine hai il nome del team, delle persone che lo compongono, vai a vedere su LinkedIn se ci sono, cosa hanno fatto, cosa hanno fatto. Quando ti trovi che il responsabile marketing di un SEO a caso, mica quella di cui stiamo parlando, fino all'anno prima faceva il gelataio... No, ma come? Sì, ragazzi, sì, cioè se tu vai a vedere... Se un responsabile marketing prima faceva il gelataio, ti ascolta, panne e fragole, cioè può finire solo a panne e fragole. Guarda, io non l'ho seguita e non ti gelato al cioccolato, però... dolce un po' salato. Detto così suona male, eh? Esatto. Però responsabile marketing 21 milioni, devo dire che facciamo un gelataio, ma anche marketing non è male, eh? Cioè, io lo prenderei, onestamente.
ma non so, li ha fatti lui, boh. Sì, è la, cioè, e questo è purtroppo, noi ci vediamo su, ma è stato proprio l'esito del totale far west che c'era prima, cioè totale far west. Quindi adesso, appunto, diciamo, le SEO sono ancora interessanti, avranno ancora un futuro, andranno normate, come dicevano prima nella chat, giustamente la prima cosa da normare è capire come proteggere gli investitori da tutte queste truffe qua. E, sinceramente penso che siano dei pochi tipi di norme che vedrei volentieri nel mondo delle cripto, anche perché fondamentalmente è una norma di tipo finanziario, non ha poco a che vedere con le cripto. Però vedi... Io posso essere d'accordo con te in linea teorica, no? Così, però dall'altro, cioè, c'è una seconda possibilità del tuo ragionamento, cioè se ti rubano le chiavi del wallet sono fatti tuoi, sei un pirla che te le si è fatto rubare, nel senso che non le hai protette, no? Per dire. Sì, ho capito. La stessa cosa avviene negli investimenti, cioè io... Se vuoi investire, investi, se non vuoi investire, non investi. Se tu sei così ingordo, così stolto, o non ti sei informato bene, o non so se mi sono spiegato. Sì, sì, sì. Cioè, ci può se stare. Siamo nel mondo del far west, tra virgolette, cioè se siamo nel mondo del tu sei la tua banca, tu sei anche il tuo promotore finanziario. E quindi. Scusami Pietro. Prego, prego. No, no, diciamo, provocatorio ricorda, ovviamente la mia questo mi ricorda molto il discorso relativo al trading online, broker, eccetera, eccetera. Cioè anche lì alle opzioni binarie, per farla breve. Sì, però lì agisci su una piattaforma di qualcuno che poi non ti paga normalmente. Sì, no, io mi riferivo al discorso dell'ingordigia. Cioè il fatto sì, di certo. Avere guadagni fa... Il succo è... Guadagni facili in poco tempo senza fare niente. Senza far niente, esatto. Questo no, no. Alla fine... Il succo è quello. Cioè, li capisco, li capisco. Beh, lo sappiamo, lo sappiamo. Quindi sì, è assolutamente condivisibile il tuo punto di vista, però è anche vero, insomma, che come dire, puntare, farsi forza basandosi sulle debolezze altrui, qui potremmo certo. Aprire veramente un podcast a parte. No, 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 ma sono d'accordo, infatti. Fermo restando che... Era una seconda visione. Sì, 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 sì. Condivisibilissima, peraltro. Sì, ci sta, quello è quello. Però vedi, il problema è, da una parte, che cioè, il ragionamento fila, ed è secondo me esattamente corretto, però giustamente, come dici tu, è applicabile a noi che abbiamo già il concetto delle chiavi private nostre, che devono essere nostri, che sei tu la tua banca e via dicendo. Giusto, è stato giovedì scorso che sono andato qua a Milano, hanno aperto un nuovo posto, un nuovo negozio dove di fatto fanno formazione, insomma, si chiama Coin Society, hanno fatto un posto carino qui e cominceranno un po' a parlare esclusivamente di cripto. Quindi iniziativa carina, sono andato a trovarli. Nel momento in cui ero dentro, a un certo punto bussa una signora che entra dentro e dice datemi una mano, fondamentalmente, sono impanicata, flashata, perché si era fatta tirare in mezzo uno di quei giri che diceva Erika, cioè ti chiamano, ti propongono gli investimenti e ovviamente questi qui vanno a chiamare gente che certo. non ne sa niente. Non ne no? sa. Cioè, quindi se fosse una cosa del tipo... se ci fosse abbastanza conoscenza e consapevolezza in giro, il tuo ragionamento non farebbe assolutamente una piega, e anzi gli dici cavoli tuoi, perché come dire, devi avere la maggiore età finanziaria per fare certe cose, no? Qua siamo ancora in un posto dove probabilmente noi qui siamo tra virgolette degli adolescenti e tutti gli altri sono dei bambini in fasce. La cosa è un po' quella, senza voler fare il Batman della situazione, però se noi abbiamo una responsabilità in questo, probabilmente è proprio quella appunto di divulgare la cosa il più possibile, fare in modo che appunto queste persone che adesso non ne sanno nulla arrivino a capirne abbastanza. Esatto, esatto. È questo il nostro scopo, esatto. Questo è l'obiettivo, quello di far capire quali possono essere le problematiche, eccetera, eccetera. Che è molto difficile anche per noi a volte, perché l'avete detto anche prima, cioè, è difficile identificare chi ti sta prendendo in giro, perché spesso è anche molto credibile il messaggio, il progetto, piuttosto che il team, quello che è, no? Però alla fine c'è sempre il dubbio, quindi si rimane, forse si torna un po' all'origine, no? Quando si diceva è un bel gioco, uno deve investire quello che sa di poter perdere tranquillamente,
no? Perché esatto. È così. Quello sempre. Non puoi giocare, fare un all-in sperando che vada bene, perché sennò sei un pazzo. Come quello che adesso sta girando, come si chiama? Dudu, Bibi, come si chiama? Cioè, non... Chi è Dudu? No, ti prego. No, cioè, Gianni Berlusconi, quell'australiano che ha venduto la casa, la villa, tutto quanto, ha venduto la vita, ha messo tutto in bitcoin, adesso gira con la famiglia. Sì, era famosissimo qualche tempo fa, intanto lo intervistano. Un pazzo che ha fatto un all-in totale su bitcoin. Però vedi, guarda, io da un lato sono comunque, come dicevo prima, sempre affascinato da questa... Dal coraggio. No, dalla fantasia che ci mette lo scammer, no? Da come riesce a trovare, perché è un po' la mentalità hacker alla fine, no? Cioè il lateral thinking che ti dice dov'è il punto debole in questo schema, vado a prendere lì, no? E quindi un punto di fascino ce l'hanno e di simpatia lo trovo sempre. Dall'altra parte ti dirò che comunque mi bolle il sangue abbastanza, mi batte in testa quando ci sono cose di questo genere, vedi a vedere che proprio è volutamente fatto per andare a prendere le persone più deboli, no? Nel senso che allora lo scammer quando ci ha provato con me, il tentativo di scam è durato 10 minuti contati, perché ho beccato tre errori nel white paper e gliel'ho rimandato indietro. Però capito, cioè... quando poi invece vai a prendere un tot di altre persone che non ne sanno, cioè stai facendo un po' pesca strascico, però capito, è un po' fastidio il discorso che comunque te la prendi poi alla fine con i più deboli. Con i più deboli. E poi la cosa pazzesca, soprattutto pensate anche a tutti quei sistemi un po' cripto, un po' multilevel marketing, un po'... No, quelli sono fantastici. Sono veramente... cioè unisce il peggio del sistema vecchio al peggio del sistema nuovo, cioè... Esatto. Scam. Quindi utilizza lo scam vecchio unito allo scam nuovo, fa un pulpurri e te lo trovi lì così. Per curiosità, un paio di cose di questo genere, non dico con i baffi finti, ma quasi. sono andato un attimino a capire un attimino come funzionava, mi sono infiltrato. E la cosa che mi ha veramente fatto riflettere, ma anche male, e che tra le persone che c'erano lì e che mentre quello sul palco diceva dobbiamo formare nuovi milionari, io guardavo la platea, nella platea c'erano anche gente che chiaramente, cioè, di giorno va a fare le pulizie, per dire, no? Perché capivi che il target era quello, anche parlando, eccetera. Quindi lì c'è veramente una quantità di pelo sullo stomaco, che fai un milione. Lì c'è della cattiveria anche, sì. Lì c'è della cattiveria, perché tu lo sai che non stai... Cioè, nel senso, se mi freghi 100.000 euro a Berlusconi o un miliardo a Elon Musk, ma ti faccio i complimenti. Perché hai capito, cioè, sei andato veramente, cioè, lì chapeau. Ma se mi vai a fregare 5-10.000 euro a uno che te li hai messi da parte perché l'hai... Con sudore della fronte. Allora lì non mi sto più bene. Lì mi incazzo. Io invece, tornando al discorso di prima, sono ammirato da quelli che sono capaci di prendere e giocarsi tutto a un lancio di dadi, no? Cioè, fare questi all-in così. Io ritengo che siano dei suicidi, no? Cioè, ci vuole lo stesso coraggio, penso, per fare una cosa. Sì, se ne fossi consapevole, sì. Sono veramente ammirato. C'è una poesia di Kipling che si chiama If, non so se l'avete adesso, senza andare. È famosissima. E dove c'è proprio un passaggio che dice: se saprai fare un mucchio di tutti i tuoi averi, giocarteli in un lancio dei dadi, allora sarai un uomo, figlio mio. No? Sarai un coglione. esatto, fa più di come volevo arrivare. Però qui si rischiava di fare la figura del coglione. Quindi in campana. No, perché capito, perché lì, if, figlio mio, se sei uno di quelli che ce la fa. Perché, esatto, perché, se vinci, se perdi... Cioè, però... guarda, ti rispondo, come dire, ti faccio un top spin strano. Tu mi parli di Kipling, io ti parlo di Frankie e Emergency, che c'è invece quella canzone del tipo: perso questo, perso quell'altro, non ti preoccupare, troviamo. Ho perso gli amici, non ti preoccupare, li troviamo. Ho perso i soldi, e allora, figlio mio, non troviamo più. No, sei fottuto. Quindi quando fai questa roba qui, sempre fare moltissima attenzione, perché è una cosa molto romantica, no? Fa molto Hemingway giocarsi tutto così, però... Non so, Piero, adesso te parliamo io e te da papà, cioè nel senso, tu adesso sai che quelle certe cazzate non te le puoi permettere. Guardi gli altri e dici no, vabbè, è stato divertente. È stato bello finché è durato. Però adesso è no. Finita. Esatto.
Va bene. No, adesso dobbiamo fare i grandi. Va bene, che dite? Archiviamo il discorso scam e ci concentriamo su Napoli, che io sono curiosissimo di sapere tutto quello che ci volete raccontare. Vai. No, okay. Parto io, ovvio. Tante cose. Allora, intanto per cominciare, Erika, presentati, qual è la tua veste all'interno della... del tutto il discorso della blockchain di Napoli. Allora, io nel gruppo di Napoli mi occupo di divulgazione, quindi faccio parte di quel gruppo di divulgatori. Scusami, di divulgazione. Ah, divulgazione, no, perché non si era sentito bene. No. Ok, e quindi niente, in realtà insieme ad altre persone stiamo cercando di curare al meglio tutto l'aspetto comunicazione, coordinamento, organizzazione dell'evento che ci sarà a maggio, la famosa due giorni. Quindi ci stiamo occupando prevalentemente di divulgare tanto la blockchain quanto poi il progetto in sé, perché chiaramente potete immaginare, ci inseriamo in un tessuto che di blockchain sa poco, come giusto che sia, per cui le persone vanno prima educate alla blockchain e poi da lì si può partire per un coinvolgimento maggiore. Adesso a maggio fate un incontro? No, cosa fate? Sì, una due giorni. Ah, una due giorni. Una due giorni che servirà non solo a presentare, insomma, i lavori che il gruppo di professionisti su base volontaria, ci teniamo sempre a sottolinearlo, sta portando avanti, quindi risultati raggiunti, obiettivi, previsioni, difficoltà, perché poi è chiaro che ci si deve confrontare anche su quello. Ma soprattutto saranno due giorni dedicati all'educazione alla blockchain, alla formazione. Ci saranno delle sale dedicate agli argomenti di base, quindi cos'è la blockchain, come funziona, cosa sono le criptovalute, cos'è un token, le cose di base. E poi ci saranno degli approfondimenti che andranno a rafforzare un pochino quelle che sono le competenze di base che magari qualcuno può già avere. Così come ci saranno dei tavoli dedicati agli aspetti finanziari, agli aspetti legali, agli aspetti fiscali. Si cercherà in due giorni di dare una panoramica a chi, insomma, è interessato. Questo è aperto a tutti, no, ovviamente? Sì. E si spera di organizzare un evento internazionale e ci stiamo lavorando. Siamo in tanti a lavorare su questa cosa. Chiaramente ci sono dei tempi da rispettare che non dipendono dalle persone. Però insomma l'impegno è veramente massimo da parte di tutti, questo è importante ed è molto molto bello, ti dico. E quindi insomma questa è l'idea. Chiaramente come dicevo, bisogna innanzitutto educare i cittadini alla blockchain, perché chiaramente insomma se tu vai da un commerciante e gli dici ciao, tu da domani puoi accettare come metodo di pagamento un token comunale, quello ti guarda e dice che giustamente. Sì, no. Immagino a Napoli come ti rispondono. Poi ti racconterò in separata sede un paio di aneddoti. Un paio di scene, immagino. E, quindi diciamo che in sostanza fortunatamente siamo riusciti a coinvolgere anche le associazioni di categoria che ci stanno dando una grande mano, anche in un'ottica proprio di sensibilizzazione, anche perché purtroppo, sempre perché il discorso Bitcoin bolla speculativa e la gente non sa manco che è una bolla speculativa, purtroppo se vai a parlare di blockchain senza neanche nominare sti Bitcoin o qualunque altra criptomoneta, capita puntualmente che ti dice è una truffa. Non te la puoi neanche prendere con loro, perché giustamente sono stati educati, tra virgolette, dalla disinformazione che c'è stata. Per cui il lavoro è doppio. Devi prima sfatare i miti che hanno creato e successivamente devi far capire poi che è sta blockchain. E quindi questo in generale. Quello che si vuole fare è applicare la blockchain alla macchina comunale. Le direzioni sono tante. Io ora nel dettaglio non ci entro per due motivi. Uno, perché non sono un tecnico, quindi magari rischio di dire cose non parzialmente vere, e due, perché ci sono insomma delle cose che sono ancora un work in progress, quindi magari poi ho un rallentamento o qualsiasi cosa, insomma non vorrei dire qualcosa che poi mi si punta il dito contro e non si è fatta. In realtà chiaramente, appunto, essendo un gruppo di lavoro che sta lavorando su base volontaria, è chiaro che ci si può dedicare
un determinato spazio nella quanti siete a far parte di questo gruppo di lavoro? Allora, noi siamo partiti, eravamo diverse centinaia. Quanti, scusa? Allora, diverse centinaia. Diverse poi, centinaia? Sì. E, in sostanza, alla chiamata pubblica hanno partecipato tantissimi. Poi, sin dai primi incontri, si è capito che c'era veramente da lavorare. Non c'era spazio per le marchette, non c'era spazio per gli egocentrici. Per cui, insomma, man mano, è andato, come dire, riducendosi nel numero. Sì, anche perché comunque, ti ripeto, il lavoro è tanto e probabilmente nemmeno noi ci aspettavamo un tale impegno, però comunque una volta che tu scendi in pista balli, certo, giusto, se te lo assumi questo impegno e soprattutto se dici di avere le migliori intenzioni, poi non è che a me te ne vai. Quindi diciamo che adesso il numero è fatto. Dimmi. Erika, ti hanno detto, ma che qua c'è da lavorare davvero allora? Ma siete pazzi? Ne sono scappate, un po' di persone sono scappate. Però diciamo che la cosa importante è che il gruppo di lavoro che c'è attualmente sta lavorando davvero. E sta lavorando davvero tanto. E te lo dice una che nel concreto, nel pratico, sta facendo molto poco. Perché ripeto, io non sono un tecnico. Per cui so che sono andati avanti dal punto di vista delle cedole librarie, quindi vi spiegherò insomma cosa hanno fatto. Sì. Anche l'autopagamenti, c'è cioè comunque un beta test, eccetera. Stanno lavorando tantissimo. Io quindi li seguo... chi è rimasto, comunque sono persone capaci, sono persone che si stanno dedicando e stanno portando avanti i progetti in maniera concreta. Assolutamente sì. Forse è stato un bene, no? Questo che, insomma, questa scrematura... fatto affiorare veramente chi ha talento, chi ha la voglia, chi ha la capacità. Insomma. Non solo, anche positivo. Fatto in modo che il gruppo si amalgamasse. Ah, certo. Perché poi diventa un gioco forza. Ti faccio sempre l'esempio mio, non per essere egocentrica, ma perché riconosco di avere dei limiti dal punto di vista tecnico. Ogni qualvolta c'è qualcosa che magari non si comprende o non si comprende appieno, ti trovi 5 persone che sono lì a spiegartela senza alcun problema, di modo che anche tu possa dare una mano pur non essendo un tecnico. Ed è una cosa bellissima, cioè veramente non l'ho mai trovata finora. Quindi è stato un bene, la scrematura è stato un bene, assolutamente. Fantastico che questa cosa sia successa a Napoli e che questo progetto sia nato da lì, perché... è proprio la tipica vivacità mentale, no? Che, sì. Che diciamo si attribuisce ai napoletani, no? Infatti non mancate mai di stupire. Sì. Infatti, guarda, io l'ho sempre detto, quando dicono la blockchain è disruptive, no? Che ti devi cambiare il modo di pensare, devi vedere le cose sotto un altro modo. Io quando mi è capitato di andare giù da Erika un paio di volte glielo dicevo, cioè qua il tipo di approccio mentale, cioè la capacità di riuscire a vedere le cose in maniera diversa dal, tra virgolette, ordinario, dal pregresso, è fondamentale. E assolutamente. Se c'è un posto in Italia dove... Esatto. È Napoli. Guarda, non lo dico per, come dire, ma veramente ci credo, nel senso sì. Ci vuole quello. Io alcune cose che ho visto funzionare molto bene in ambito blockchain, ho visto funzionare proprio grazie al fatto che sono state approcciate in maniera completamente stramba. Ma la blockchain stessa nasce così, no? Cioè è un approccio strambo alle cose, in fondo, se ci pensi. Quindi, guarda, alla grande. È un po' come quando uno ti dice no, o vai a destra o vai a sinistra, tu dici no, io vado indietro, no? E qui è la stessa cosa, no? Cioè tu di solito ti trovi di fronte a delle scelte. La capacità, secondo me, adesso poi magari è una sciocchezza quello che sto dicendo, del napoletano è quella di inventarti la terza via, quella terza via che è impensabile, no? E che forse sarà romantico, ho avuto la fortuna di conoscere molti napoletani nella mia vita e tutti mi hanno dato questa impressione, no? Il fatto di essere estrosi, no? Di avere questa capacità di tirarti fuori delle perle dal nulla e dici, ma come è possibile? Con molta probabilità il momento in cui Napoli si è mossa in autonomia e ha raccolto tanto consenso. E raccontaci un po' il progetto allora, quindi cosa state facendo in concreto? Allora, per adesso gli sviluppi riguardano 3 ambiti. Il primo è quello delle cedole librarie. Che secondo, tradotto in italiano corrente?
Praticamente sono, mi viene a chiamarli buoni impropriamente, però comunque insomma una famiglia che ha particolari condizioni economiche richiede un buono al comune affinché possa acquistare i libri scolastici per i figli. Okay. Questo te lo dico proprio pane e fagioli, pasta e fagioli. Quindi un token. E come si concretizza con la blockchain? Sì, cioè, allora, te lo spiego subito. Se ci riesci, insomma, così brevemente a farci... Sì. Vabbè, ragazzi, è vero che... No, ma... Poco, c'è no, non voglio dire quello. Allora, qui ti pongo subito il problema, perché il problema era quello di contemperare gli obblighi di trasparenza con le esigenze relative al rispetto della privacy, perché in sostanza sul sito web del comune chiaramente non è possibile pubblicare dei dati personali che rivelassero una eventuale situazione di disagio delle persone, soprattutto se minorenni. E quindi cosa hanno fatto? In sostanza hanno assegnato dei codici a queste cedole e hanno creato due elenchi, quello degli ammessi e quello dei non ammessi. Quindi, in sostanza, quello degli aventi diritto a questo sussidio, a questo aiuto, e quelli che invece non avevano diritto. E questi elenchi sono stati caricati sulla blockchain. Ah, okay. Ci siamo. Ok. Dopodiché è stata sviluppata una web app che, in sostanza, consente all'operatore comunale, sempre partendo dal presupposto che non sappia nulla della materia, perché per tutte le premesse che abbiamo fatto, quindi è stata resa il più semplice possibile, come dire, di caricare questi dati in blockchain. Okay. Dopodiché c'è un programma che controlla, fa un match, fra la traccia in blockchain, il file salvato sul server e quello sul sito del comune. Questo, diciamo, è il funzionamento. Dopodiché, il prossimo passo, quindi questo è già stato fatto. Ok. Questo è tutto già stato fatto. Dopodiché, passo successivo sarà quello di tokenizzare questa cosa, nel senso che questi buoni riconosciuti saranno erogati in token da spendere nelle librerie certificate, autorizzate. Insomma, poi questo si cercherà un attimo di capire come organizzare al meglio, però insomma, questo poi è l'obiettivo. Quindi sarà il comune a emettere questi token che serviranno per comprare i libri. Poi cosa succederà? Che immagino i negozianti verranno dal comune e diranno in qualche maniera questi token o ce li rimborsate economicamente, cioè pagandoci in euro, o se no li utilizzeremo in modo diverso a pagare le tasse. Una volta per dei servizi, eccetera. Questo poi è chiaramente ancora in fase di studio e di analisi, anche per capire quali sono le applicazioni concrete, le applicazioni che si possono concretizzare. Però, insomma, l'obiettivo è quello. La registrazione su blockchain è già avvenuta, passaggio successivo sarà quello della creazione del token, eventualmente la spendibilità del token e quant'altro. Quindi questo per quanto riguarda le cedole librarie. Si sta affrontando la situazione delle votazioni elettroniche, si sta per lo più, attenzione, si sta studiando, analizzando, c'è un gruppo di lavoro che si sta occupando praticamente solo di questo. Sì. E questi hanno già la scorta o gliela darete da... No, scusami, diciamo la battuta, ma... da questo punto di vista diciamo che è tutto un work in progress, però vi dico che c'è un gruppo dedicato a questo. Quindi diciamo che sono tanto impegnati anche da questo punto di vista. E questo è tanta roba, eh? È tanta roba, tanta responsabilità. C'è da capire bene come fare, quando farlo, insomma, è delicata, però la stanno studiando. E poi c'è il lato pagamenti. Magari ti passo un white paper light scritto da un amico proprio su questo discorso. Marco, forse tu ce l'hai, avevi lanciato un contest qualche tempo fa. Sì, votazioni. È una cosa su cui veramente credo molto. È una delle cose più complicate, sinceramente, lì secondo me. So che i ragazzi del gruppo ci stanno veramente... Sbattendo la testa. Tantissimo, tanto. L'idea era quello di fare due blockchain differenti. L'idea che aveva avuto il mio amico, no? Cioè di utilizzare meglio la stessa blockchain ma su due
con una side chain, no? Cioè una contiene il voto, l'altra contiene l'elenco, no? In modo tale che riesci a matchare le due senza che queste si parlino in modo diretto. Vabbè, poi è un discorso un po'... però è interessante ed è molto difficile da sviluppare un discorso del genere. Anzi, magari se ci dai qualche dritta posso sottoporla all'attenzione dei ragazzi, perché anzi, cioè, il confronto è sempre il benvenuto. Vabbè, io quando sono Echeraibi, vi mando una cartolina, poi gli speech dell'ultimo giorno saranno dedicati al voto elettronico. Mi ricordo. No, davvero, fantastico. Quella lì è veramente una roba che cambia il mondo, veramente. Sì, sì. Se è fatto bene, sì, perché dà la garanzia finalmente che il voto elettronico sia un voto reale. Sì, sì, sì. Perché esatto, il grosso problema è quello. Cioè, fino ad oggi... un voto elettronico come quello americano abbiamo assistito a scempi inumani, no? Di tutti i tipi. Vabbè, fuori di testa. E quindi quello della blockchain veramente sarebbe la garanzia ultima per fare un salto in avanti, no? Assolutamente. Tu pensi a fare roba per cui non puoi più fare il voto di scambio, non hai più tante modo cose. Di... cioè, costo quindi... bassissimo, perché tieni presente che fare una votazione in Italia, no? Indire le elezioni in Italia costa una barbarità, che comunque i costi sia del personale che delle forze dell'ordine, la chiusura delle scuole, qui e là, sono soldi. Qui invece, volendo, in teoria, i costi sarebbero molto contenuti, no? Quindi dai possibilità anche al cittadino di potersi esprimere di più, che costa poco, quindi cazzo, sì, te frega, tu chiediglielo, no? Poi... Esatto. Certo. Quindi votazioni elettroniche, questa è l'idea, e poi pagamenti, terzo ambito insomma, sul quale stanno puntando, e nulla, si sta sviluppando un ecosistema che consente agli esercenti di ricevere pagamenti in bitcoin in token comunale. Token comunale sì, anche. C'è già un beta test presso alcune attività. Insomma, se dovesse andare bene, ti dico, i risultati sono incoraggianti, soprattutto perché, come dicevo prima, grazie all'interazione con le associazioni di categoria, diverse decine di esercenti si sono, per così dire, iscritti a questa lista. Okay. Di potenziali interessati, e quindi in realtà è una cosa che io in primis non mi aspettavo. Pensavo che avremmo trovato molte più resistenze, però questo a conferma il fatto che quando c'è la volontà di fare le cose e c'è l'interazione dei soggetti giusti, le cose effettivamente si possono fare. Anche perché quindi, insomma, diciamo è un volano quello, no? Nel momento in cui hai, non so, 50 negozi, poi i vicini dicono: ma voi cosa fate? Lo spiegano e lì poi... Perché sì. I giapponesi entrano più facilmente da voi a comprare il cappuccino da noi? No, peraltro una cosa molto molto interessante è che a Napoli ci saranno le Universiadi e ci diceva il coordinatore Felice Balsamo del gruppo di lavoro che alcuni dei partecipanti già si stanno informando circa il fatto che alcuni esercenti possano accettare cripto. Quindi effettivamente il progetto sta avendo risonanza internazionale. È un dato di fatto proprio. Bello. Senti, una domanda che non so se avrà una risposta, però. Dal punto di vista legale, invece, cioè il fatto che un comune italiano emetta un token che ha un valore con l'Europa e tutti i trattati, come l'avete approcciato? La situazione è in fase di discussione. Anche in questo caso c'è un gruppo che se ne sta occupando, perché c'è il gruppo legal che sta affrontando una serie di problematiche. Chiaramente c'è in ballo una serie di cose che vanno considerate, ma a partire anche dal fatto della trasparenza. Però chiaramente le problematiche, la matassa da sciogliere è bella grossa. Al momento non ti so rispondere, ma non sono neanche sicura che il team legal abbia già una risposta bella e pronta, fermo restando che, insomma, se qualcuno di voi vuole accedere al gruppo Slack può fare domande direttamente. Magari sono pervenuti ad una soluzione o ad una o più soluzioni
di cui magari al momento non sono a corrente, però vi dico che, vabbè, lo so già da voi, la matassa è grande, grande. Poi io, Erika, diciamocelo, cioè, se poi alla fine, ma chi se ne frega, anche se non si può fare, cioè, dico, venissero a Dio, ce l'ho qua, poi di tutte le cose, cioè proprio quella, cioè, allora proprio sei fissato, nel senso, dai. No, vabbè, comunque, beh, guarda, scherzi a parte, io trovo che sia una cosa veramente, cioè, un'apripista. Fantastico. Sì, no, perché cioè, io guarda, quasi un debito di gratitudine, nel senso che una città che si sta prendendo di fatto la responsabilità di appunto di fare questo esperimento e poi alla fine, secondo me, di dimostrarci che funziona alla proprio alla perché se in junior si può fare, certo. Cioè veramente diventa il primo caso, e non sarebbe la prima volta per Napoli, per un sacco di altre cose, di dimostrare questa cosa qua si può fare, funziona così e ci sta. Tra l'altro, se posso, questa cosa qui sta anche aprendo un sacco di altre iniziative, ad esempio a me... c'era Andrea Variale che proponeva, sì, invece, cioè, di entrare con progetti basati su blockchain e su cripto per andare ad affrontare anche tutta una serie di situazioni sociali dove puoi alla fine invece far leva sul meccanismo di incentivazione e di teoria dei giochi che poi è alla base della blockchain per dire facciamo dei lavori socialmente utili e poi alla fine sai che c'è, facciamo un sistema per cui c'è un lavoro da fare, chi lo fa alla fine riceve il pagamento, punto. Sì. Chi lo fa? Riceve il pagamento. Ah, certo. Un'idea, sì, proprio, se vogliamo, ma la frase che mi piaceva che diceva Andrea, perché lui lo diceva credendoci veramente, perché proprio lì diceva: io voglio cambiare Scampia con le cripto, con la blockchain, perché so che se riesco a cambiare Scampia anche un pochino, cambiamo tutto il mondo. Ed è vero, cioè, nel senso, perché lì veramente è un laboratorio, un melting pot eccezionale, cioè lì nel momento in cui prende piede, parte... Beh, hai le resistenze maggiori sicuramente, cioè. Sì, ma guarda, secondo me neanche tanto, sai? Secondo me la resistenza maggiore è più facile, io me l'aspetto molto di più qua dalle mie parti in Brianza, tra i valtellinesi, i valligiani, quelli con magari un po' la mentalità ancora chiusa, per cui certi discorsi non fanno... Ah, fetta. Tu parli di un altro tipo di resistenza, ok. Sì, resistenza proprio di approccio mentale, no? Approccio mentale. Di considerare, sì, che appunto, come diceva giustamente Erika prima, sono tutti ancora convinti, se è una truffa, lì quelli secondo me non li... devi puntare sui nipoti di quelli, se vuoi tenere dei risultati, non su quelli di due generazioni tu dalle per perse. Vabbè, dai, pensa che sì, oggi la Bitcoin Valley italiana è Rovereto, no? Sì, è vero. Tra l'altro sono stato lì poco, no, non proprio Rovereto, ma vabbè, comunque da quelle parti sono andato e devo dire che anche lì c'è tanto fermento, quindi sì, abbiamo tanti piccoli punti sparsi in giro in Italia dove si sta muovendo qualcosa che secondo me piano piano andrà a crescere, poi questi puntini saranno un po' da unire. Assolutamente, sì, quello sicuramente. Poi ragazzi, mi permetto di aggiungere una cosa, perché Marco mi ha nominato Andrea Variale. Una delle cose più belle è proprio che ciascuno nel suo piccolo sta cercando di fare qualcosa di concreto per aiutare indirettamente o direttamente il progetto a prendere piede. Prendiamo Andrea. Andrea fa non solo parte del progetto del Comune di Napoli, ma è anche il fondatore di Startup Grind Napoli. Ok. Per cui attraverso una serie di iniziative parallele sta effettivamente divulgando la blockchain. Per cui diciamo che è stato un punto di partenza fondamentale, perché ha dato il là questo, certo, progetto. E non era tanto scontato. A maggior ragione che c'erano delle premesse particolari, la cosa bella è proprio che ciascuno nel suo piccolo sta facendo qualcosa, a prescindere dal progetto in sé. E questa, bello, è una cosa che mi ha tanto colpito. Adesso faccio io un po' la romantica, però... ma ci sta, è bello. L'unione fa la forza, certo, veramente lo stiamo facendo. Questa è una cosa molto... No, quando vedi poi che è disinteressato, perché voi, ricordiamolo, sì, voi lo fate in maniera disinteressata, cioè non avete, sì, un compenso economico, forse avete un ritorno delle spese, cioè vi pagano le spese che avete sostenuto, nulla, neanche? Nulla. Ah, proprio così?
Cioè, aspetta, mi viene ancora, ancora un ragazzo problema. Che viene dalla Sicilia e fa tutto a spese sua. Caspita, ragazzi. Complimenti. Sì, 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 sì. Questa è proprio passione. Però ecco, quando poi vedi i risultati, quando vedi che c'è un gruppo di lavoro affiatato che effettivamente sta lavorando e vedi che i risultati sono tangibili o comunque cominciano ad esserlo, allora è una soddisfazione. Beh, è una soddisfazione, certo. Certo, di tutti chiaramente, di tutti. Sì. Bello, bello, mi piacciono queste cose. mi danno fiducia nell'essere umano ancora. Ogni tanto lo perdo, poi... Poi lo ritroviamo. Lo ritroviamo così. Bene, Marco? Presente su cosa? No, dico in generale, vuoi dirci qualcosa? Io sono contentissimo dell'iniziativa e del fatto. Ma tu stai collaborando, scusa, stai collaborando nella questione? No, io sono uno di quelli che quando ho visto che c'era da lavorare poi se n'è andato. Ho detto qua c'è qualcosa che non va, cioè a Napoli lavorano, mi sono cascati. Allora io mi ero iscritto, mi era anche stato selezionato, stavolta mi aveva scritto appunto Felice Balsamo, io ero riuscito a partecipare a qualche evento a distanza, poi però quando ho capito che la cosa richiedeva effettivamente, ragione Erika, il fatto di comunque spostarsi spesso e di essere fisicamente presente giù a Napoli, lì è stata proprio un'impossibilità pratica nel farlo. E perché, vabbè, i problemi di cui parlavamo prima, Pietro, cioè il fatto di lasciare casa era sempre più una cosa difficile. Ogni tanto lo posso fare, ma non avrei, come dire, dato la presenza richiesta necessaria, certo. Sì, non sarebbe stato fattibile. Per quanto devo dire, vabbè, una cosa sicuramente sarebbe stata molto molto interessante. Bene, bello, mi è piaciuto un sacco, bravi. Sono come al solito abbiamo divagato, abbiamo parlato di un sacco di roba, ma come direbbe Napoli, ma che c'è naffo. Scusa, bravo, siamo bravo. A casa. Comunque, ragazzi, non lo dice lei perché è timida, ma allora lo dico io e ci si vede tutti quanti giù da Erika. Quando è? Maggio? Sì, maggio. Maggio, okay, dai. Si sa ancora una data più o meno? È orientativa, orientativa, sì? Primi 15 giorni di maggio, va? Ah, ok. Te la butto così. Va bene. Facciamo il podcast là. Dai, ci sta. Intanto saluto il grande Giovanni Votta, qui, che ci sta ascoltando, anche lui fa parte del gruppo di Erika. Giovanni Votta. Sì, è uno dei membri più attivi. Sì. L'ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere la Crypto Conference che c'è stata qui a Milano e dove ho conosciuto poi anche Erika. No? E sì. Ho fatto tante belle chiacchiere, è stato molto interessante. Va bene, ragazzi, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? O non so, Tiziano, Luca? Domande. Volete dire qualcosa anche voi? No, io ho ascoltato interessato perché anche era un progetto che non conoscevo. Io conosco Andrea anche di persona, l'ho incontrato a Malta, al Malta Blockchain Summit, Andrea Variale. E sono stato a un evento di Startup Grind. Tra l'altro mi ha invitato anche a Napoli per un altro evento, poi non potevo andare, adesso ha detto che ne farà altri, quindi lo conosco. Insomma, mi sta muovendo bene tutto quanto. Sono contento anch'io. Aspettavo. Per quanto riguarda me, invece, anche io ho ascoltato con molta attenzione ed è bello anche sentire che si muove qualcosa di concreto in Italia, cioè c'è un progetto vero per integrare la blockchain su diversi settori e quindi non sono cose solo che succedono da altre parti, ma c'è qualcosa di concreto anche da noi. Quindi comunque ringrazio sia Erika che Marco per averci reso partecipi di questa iniziativa. Ma grazie a voi per averci sopportato tutto sto tempo. C'è una domanda. No, è un piacere davvero. C'è una domanda di Mauris. Dice: ma c'è un sito per questo evento? Quindi se c'è un sito, ben volentieri. È in progress, assolutamente. Okay. Sì, ci sarà con tutte le informazioni. Tra okay, eventualmente poi ce lo girate così poi lo pubblichiamo. Volentierissimo. E lo volentierissimo. Okay.
E poi facevo un'altra domanda, cioè diceva, facevo un'altra riflessione, cioè non vedo perché utilizzare la blockchain quando si può fare tutto con un database, un database normale e un normale sistema di fidelity, no? Mi sembra di abusare un po' del trend. Lascio a voi la risposta, io credo di averla una risposta indicativa, però lascio a voi... Sicura ce l'abbia Marco questa risposta. Io sono sicuro che siete due paraculi. No, allora, dal mio punto di vista la risposta secondo me è semplice, cioè nel momento in cui tu hai un database centralizzato e sistema di fidelity fai sicuramente i punti dell'S lunga e le mille miglia dell'Alitalia e via dicendo, quello sicuramente lo puoi fare. La differenza fra i punti fragola e quello che puoi fare con un token, anche un semplice RC20 su Ethereum, è che non hai il problema di capire se qualcuno scapperà con la cassa, se qualcuno ha dato sotto banco dei punti fragola a qualcun altro che magari non me li meritava, se effettivamente l'assegnazione è stata fatta tutto quanto in maniera trasparente. Questo l'applicazione di Erika non è che ci diceva Erika, non è il caso, però se qualcuno a un certo punto stampa token di sotto banco e cose di questo genere, cioè la certo. differenza fra un database normale e una blockchain è che la blockchain per queste cose è una cosa seria, cioè il database è sempre una scelta sempre di serie B, funziona, nel senso che fino adesso l'abbiamo sempre fatto funzionare così, ma l'abbiamo sempre fatto funzionare tra virgolette male, nel senso che quando incominci a muovere cose, ora magari per il cielo delle librarie non sarà il caso, però le cripto serie, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, con un database non le puoi fare, perché c'è di mezzo il discorso centralizzazione, c'è di mezzo il discorso gli amici degli amici, c'è di mezzo il discorso rischi, c'è di mezzo il discorso double spend, eccetera, eccetera, e appunto decentralizzazione, mancanza di trasparenza. Potrebbe essere un po' overkill, forse in questo caso, tipo abbiamo usato il sistema proprio, wow, proprio quello esagerato, quello proprio il migliore che si poteva fare per una cosa tutto sommato semplice. E ti dirò, e perché no? Cioè, forse anche che rimane semplicemente un esercizio di stile per cominciare a prendere confidenza con questa tecnologia e portarla nelle tasche di tutti quelli che hanno poi bambini che vanno a scuola e che quindi devono cominciare a capire un attimino di più. Va benissimo, cioè magari è semplicemente un caso pilota e quindi stiamo utilizzando una tecnologia un po', perché per alcuni è avveniristica, per fare una cosa semplice, fantastico, cominciamo a farli abituare così, così vedranno quando poi alla fine tu lo stesso discorso glielo farai non sulle cedule librarie, ma glielo farai su cose un po' più importanti, cose un po' più serie, e hai almeno rotto la barriera della diffidenza, della novità, questa cosa strana che non ho capito cos'è, ma chi la fa, chi ce l'ha, chi la gestisce. E quindi secondo me va benissimo farla così, anzi ti direi io, se l'avessi vista fatta nella solita maniera avrei detto vabbè, è la solita cosa, cioè, non sarebbe né una novità, non sarebbe né una cosa, cioè, allora tanto voleva rimanere a farlo come facevamo prima. Scusami Pietro, giusto perché altrimenti mi dimentico, è importante poi sottolineare giustamente, insomma, questo non è un dato che tutti sanno, che le cedole librarie muovono circa 3 milioni di euro l'anno, cioè non stiamo parlando di due spicci, insomma. Caspita, insomma, non so. Quindi questo comunque noi saremo paraculi, ma tu sei bravo. Sì. È stata una risposta veramente bella, ci è piaciuta. Ci è piaciuta, certo. No, il nonno sempre lascia nella mano. Maurice, ti è piaciuta anche a te la risposta? Siamo giocati. Se non gli è piaciuta, amen, non lo so. Siamo un'altra. C'è qualcun altro, ragazzi, vuole fare qualche domanda? Il problema è forse comunque quella l'Himalaya. Allora, ci scrive Lancillotto, il problema è forse comunque che è ancora presto. L'Himalaya è una collina al confronto delle difficoltà di sistema che incontrerete a Napoli. Fatto sta che avete la mia stima. Grazie. Grazie. Che io non c'entro niente.
Dunque, grazie mille, speriamo di scalarla sta montagna. Sta montagna. Ma sì, che ci vuole, Erika, che ci vuole? Ti metti le scarpe comode, adatte, infatti. Comincia a salire. Ma sì, basterebbe avere pazienza. Tanto Maurizio sta ancora scrivendo, quindi secondo me non scriverà grazie, ecco, quello sicuramente. c'è qualcosa di cui... Vediamo cosa ci dice, che sono curioso. Maurizio, eventualmente... Grazie. No. Sì, come la foto che girava, la mamma che per 3 ore sta scrivendo, poi che mangia cena. Quindi... Effettivamente con mia mamma succede questo, quindi non mi meraviglierei. Vedi, ad esempio, quando si parla di difficoltà, come vanno girate... E di mamme con il T9, mia madre aveva sviluppato una lingua tutta sua, perché quando c'era il T9 lei non riusciva a scrivere certe parole perché le venivano corrette, e quindi ad esempio mi ricordo che lei non diceva, non venire qua, cioè non metteva mai il nome di mio padre perché non veniva fuori scritto col T9, e allora diventava automaticamente marito perché quello veniva scritto. Si supera la difficoltà, quindi... Grazie, grande Mauri. Diceva giustamente, vabbè, non vuole monopolizzare la chat, è d'accordo sul discorso della trasparenza e che la blockchain è perfetta per questo. Tuttavia bisogna stare attenti 1000 volte in più, no? Perché poi parlava anche dei fondi eventuali che l'Europa può stanziare su un progetto di questo tipo. A proposito, al di là di quella mi sta già scendendo essere... la gocciolina. No, al di là di quello che potrebbe essere un problema, no, legato alla moneta, al fatto che viene percepito il token come una moneta, e quindi vabbè, insomma, possono nascere problematiche questo. Ma per quanto riguarda le start-up, o comunque per quanto riguarda i finanziamenti a nuove tecnologie, eccetera, eccetera, non so, voi avete qualche informazione? Quella di prima l'ho ridotta. Questa è veramente una notizia di cui non sono a conoscenza, perché di questo si occupa Felice Balsamo. Va bene. Era giusto così, una curiosità. Non ci posso neanche girare intorno, purtroppo, devo subito dire, non lo so. Apprezzo la franchezza. No, lo sai. Bene, ragazzi, direi che ci siamo detti tutto, eh? Non so, vogliamo aggiungere ancora qualcosa? We call it a night. Abbiamo fatto le 11, direi. Sì. Abbiamo fatto una bella serata. Siamo stati onesti. Va bene, allora. Ti diverti così, passa. Esatto, quando ti metti lì a chiacchiera, vola via il tempo. Ragazzi, quindi io vi ringrazio Erika, ringrazio Marco come sempre. E ringrazio tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci, e chi ci ascolterà poi su YouTube, e buonanotte.